dal Pallafiori di Sanremo per Book Sprint Edizioni. Quest'oggi io e Donatello abbiamo il piacere di presentarvi una storia straordinaria, un amore intenso, un amore vero, con Francesco Manna. Buonasera, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Il titolo del libro è Graziella, storia di una donna guerriera. Naturalmente Graziella è tua moglie, quindi esatto. In questo libro viene racchiusa la storia d'amore tra te e tua moglie. Sì, il libro in realtà è una sorta di diario dove io racconto la nostra storia da quando ci siamo conosciuti a quando lei fisicamente mi ha lasciato, perché dopo una lunga malattia non ce l'ha fatta e quindi mi ha lasciato in questo senso. È un diario perché racconto tutto quello che insieme abbiamo vissuto e passato, evidenziando di più le cose belle che abbiamo visto, cioè questo grande amore che c'è stato fra di noi, i tanti viaggi che abbiamo fatto, questo amore che cresceva giorno dopo giorno e ci ha accompagnato per tutta la vita, devo dire. È un omaggio che ho voluto fare a mia moglie. Io infatti dopo una settimana che lei non c'era più ho iniziato a scrivere. Ho iniziato a scrivere per renderle omaggio. Omaggio perché ha lottato tantissimo contro un male terribile e non si è mai arresa. Quindi quello che lei ha trasmesso a me è stata quella positività, quella voglia di vivere, quella voglia di affrontare la vita anche quando ci si trova davanti a situazioni insormontabili, sempre con grande positività e con grande dignità, devo dire, l'ho affrontata. Tu hai sentito proprio il senso del dovere di omaggiare questa donna già una settimana dopo? Avevi già percepito praticamente che questa storia va impressa perché lei ha lottato tanto? Sì, 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 dopo una settimana in effetti ho iniziato perché in effetti, a parte che volevo... Tu hai detto la renderò immortale così. Sì, infatti volevo dire questo, infatti molte volte le parole volano, però quello che è scritto rimane per sempre. Quindi volevo anche stampare nella mia mente quel suo bellissimo sorriso che per tanti anni mi ha accompagnato. Quindi era un voler imprimere sia a me stesso, ovviamente anche a chi l'ha conosciuta, il suo sorriso e questa nostra storia. In quanto tempo l'hai scritto? Ho impiegato più o meno 4 mesi, perché è stato di getto, devo dire, che ho scritto. 4 mesi, poi giustamente sono state le correzioni e tutto, ma in 4 mesi già avevo finito il tutto. E tu, quando hai cominciato a scrivere, quando praticamente eri immerso nella scrittura, ti ricordi qualche momento particolare in cui ripercepivi magari le stesse sensazioni di quello che avevi vissuto? Beh, certo, di poesia, soprattutto i momenti belli, ma purtroppo anche i momenti tristi che ci hanno accompagnato. E lì non nascondo che scrivevo e piangevo, tiravo fuori dentro di me tutta quella rabbia repressa, mi ponevo quelle domande, ma chissà se avesse fatto questo magari avrebbe cambiato il suo percorso, però è andata così. Mi ha aiutato tantissimo, devo dire, perché dopo mi sono reso conto che in effetti è stata per me una terapia, cioè una terapia, sì, che mi ha aiutato ad andare avanti nella quotidianità della vita. Io ho 2 figli che lei mi ha lasciato in custodia, quindi devo andare avanti sia per loro, ma comunque soprattutto per me, perché se non stavo bene io non potevo pensare a loro. Quanti anni di matrimonio e fidanzamento avete consolidato? Allora, io l'ho conosciuta che lei aveva 14 anni, dopo alcuni anni ci siamo messi insieme, sono stati 5 anni di fidanzamento e 19 di matrimonio, in totale 24 anni. Una vita insieme, sì, anzi sì, una fase della vita insieme molto importante. Sì. Siamo cresciuti insieme praticamente. Ma noi, raccontaci un po' di Gabriella, che persona era? Graziella, che persona era? Graziella è una persona molto solare. Infatti, ripeto, il suo sorriso, chi l'ha conosciuto anche una volta, si ricorderà il suo sorriso. Molto solare, amava la vita, molto gioiosa, molto allegra, molto estroversa. Ovunque andava era riconosciuta, era un mondo di riferimento in qualunque posto, perché parlava sempre, chiacchierava, era un sorriso vivente e una gioia vivente. E io devo dire che ho avuto questa fortuna di conoscerla, di trascorrere con lei questi bellissimi anni, che ricordo sempre
aspetti belli e positivi del vissuto con lei. Quelli brutti tendo a eliminarli perché non sono belli da ricordare. Ma ricordo tantissimi episodi belli che trascorsi con lei. Ebbene sì, anche qui abbiamo una fotografia. All'interno poi del libro c'è una pagina scritta da te o da lei? No, questa è scritta da lei, sono due, una all'inizio e una alla fine. Lei un 15 giorni prima, per non mollare quella sua voglia che aveva di lottare sempre, comunque scrisse queste due lettere. Già. Possono essere banali, voglio vivere, voglio fare la pizza ai miei figli, però ti fanno capire la voglia di andare avanti, di lottare, che c'era sempre in lei e fino all'ultimo non ha mollato mai. Infatti lei, devo dire, questa sua positività ha trasmesso anche a me e io, oltre ad essere positivo, devo dire che sono stato anche propositivo scrivendo questo libro. Praticamente nelle righe c'è scritto voglio, vorrei, ma tra le righe c'è scritto che lei aveva tanta speranza di poter combattere e distruggere questo malore, questo malessere che invece... Sì, purtroppo sì. Da una parte ha vinto lui, ma soltanto fisicamente ha vinto lui. Ha vinto fisicamente, però... Lei oggi è qui con noi. Sì, ho scritto questo libro perché ho avuto la sua presenza accanto. E che mi ha aiutato. Tutti i giorni è con tutti te. Tutti i giorni è con me. E con me, ma anche con i miei figli. Perché i miei figli, leggendo il libro, comunque vedendolo girare per casa o sentendolo parlare, è come se avessero la mamma accanto a loro. Bellissimo. Notte e giorno. Bellissimo, veramente bellissima questa cosa. Credo sarà il tuo libro, la tua storia, credo sarà un messaggio ma anche un aiuto per tutte le persone che si troveranno nelle tue condizioni, nelle tue situazioni che hai vissuto. Sarà una luce, una finestra, un qualcosa di speranza, giusto? Sì, io me lo auguro perché ripeto, il libro non trasmette solo la morte, ma trasmette anche la positività, cioè il lottare sempre e comunque. Cioè, non esistono secondo me problemi, sono sempre delle soluzioni. Soluzioni. Il momento più bello che ricordi di aver trascorso con Graziella, so che è difficile. Come è difficile perché faremo notte, perché io ricordo tantissimi momenti belli, da quel primo bacio che lo davi in macchina, quando ci siamo messi insieme, devo dire. Quanti anni avevi? Io ne ho 26, 25, lei ne ha 20, quindi giovanissima. A tanti, poi dal matrimonio, ai figli quando sono nati, è stato bellissimo poter assistere al parto di mia moglie. In entrambi i casi, devo dire, un'esperienza unica e bellissima. Accarezzare la fronte mentre lei partoriva, insomma, sono momenti che ti rimangono impressi nel cuore e nella mente. Tantissime, devo dire. Benissimo. E tanti viaggi abbiamo fatto insieme, quegli episodi che ci capitavano e nel tempo li ricordavamo. Insomma, tanti bei momenti trascorsi insieme. Un po' ti manca. È normale, cioè, anche se io devo dire che con questo libro sono riuscito a metabolizzare il lutto, cosa quanto difficile. Sì. È normale che rimane sempre impressa nel cuore e nella mente, quello è normale. Questa è questa è la metamorfosi della negatività trasformata in positività. Esatto, esatto. Io con questo libro sono ritornato positivo e devo dire che, ma me lo sono imposto io tra l'altro. Cioè lei era una persona solare, positiva, non potevo io abbattermi, ma pensando a lei che sprigionavo questa positività, anch'io mi sono avviato su questa scia e me lo sono imposto, che tra l'altro quando mi ricordo che i miei colleghi di lavoro dopo alcuni mesi, vedendomi giustamente abbattuto, però dopo qualche mese un collega mi disse bentornato fra di noi. Mi ha fatto molto piacere, mi ha dato una maggiore carica ad andare ancora avanti. Anche Freddie Mercury disse the show must go on, e lo show è la vita, andiamo avanti. Esatto. Ecco, perché poi nel periodo di stesura immagino tu ti sia completamente, non isolato, però hai proprio rivissuto tutti quei momenti che stavi scrivendo. Certo, per certo. Questo insomma il benvenuto, bentornato tra di noi. Certo, certo, che io ho rivissuto tutti quei momenti, li ho rivissuti, devo dire, intensamente, perché rievocare
Quelle... Quanto hai sofferto nel scrivere il libro? Soltanto gioia? Tanto, tanto. Ho sofferto tanto, ho pianto tanto, però mi ha aiutato tanto. Hai svuotato tutta la negatività. Esatto. Sì, ho tirato fuori dentro di me tutto quello che avevo accumulato. Oggi ti senti rinato. Rigenerato. Rigenerato. Esatto. Rigenerato. Sì, come i tuoi figli l'hanno letto? Sì, Dario non l'ha letto. Quanti anni hanno? Allora, Dario ha 15 anni, Agnese la più piccola ne ha 10. Agnese fino a ieri sera, fino all'altra sera, ne ha letto con me che leggeva il libro. Bellissimo, bellissimo. Siamo arrivati. Mi faceva delle domande. Papà, ma quando è nato Dario? Ma quando sono nato io? Ancora, piano piano ci arrivi. Guarda, c'è la curiosità. Sì, adesso. C'è la curiosità. C'è la curiosità. Lei è più curiosa e più contenta, devo dire, di questa situazione, questa esperienza. Benissimo. Quanti anni hanno corrispettivamente? 15 e 10. Ok. È l'età dove adesso cominciano a capire tutto perfettamente. Sì. Va bene, Enza. Sì, noi dobbiamo salutare Francesco, ma Anna, grazie davvero grazie per essere stato con noi e aver condiviso con noi il tuo amore per Graziella. Una storia davvero, diciamo, che ancora una volta dimostra che l'amore esiste, quando c'è forte non finisce mai. E che l'amore soprattutto è eterno. Vero, soprattutto è eterno. Grazie ancora. Grazie a voi.